Vi è, tra i circa 200 concerti che Andrés Segovia tenne in Italia durante la sua lunga carriera, un frangente particolarmente significativo e persino commuovente, ed è la breve tournée che lo vide impegnato nel 1985, alla veneranda età di 92 anni, in alcune città italiane che ospitarono gli ultimi suoi cinque recital nel nostro paese. A cinque anni dall'ultima presenza nella penisola, il maestro spagnolo torna in Italia e si reca innanzitutto a Roma. Quando dal palco si annunciò che Andrè Segovia stava per iniziare il concerto, scrive un quotidiano, le quasi duemila persone che riempivano la platea, i palchi e i corridoi laterali si ammutolirono d'un tratto, fissando lo sguardo sulla sedia e lo sgabello illuminati. Alla fine del concerto il maestro si rivolse alla platea in italiano e iniziò il suo saluto dicendo Non potrò parlare in italiano perché l'ho dimenticato, destando così, vista la corretta espressione, grande simpatia. Salutando il pubblico poi volle scusarsi per la difficoltà per cui la sua chitarra quella sera faticava a mantenere una precisa accordatura. Ma significativamente Segovia si era posto un altro obiettivo in questa storica circostanza, essere ricevuto dal Papa e suonare per lui. E vi riuscì se nei giorni seguenti si reca in Vaticano, dove è ricevuto in udienza privata. Segovia eseguì per il Papa la sua trascrizione della sarabanda di Endel e alcune foto ritraggono il momento immortalando quello che pare qualcosa di più di un semplice omaggio, specie all'atto finale di una simile vicenda artistica. Il maestro nei giorni seguenti si reca a Torino, la seconda tappa della tournée, per un recital che ha luogo all'auditorium della RAI. Rileggiamo con particolare interesse la recensione di Massimo Mila, che scrive di echi popolari che si potrebbero avvicinare al folklore. Ma Segovia dice trasferisce e solleva ogni musica in un cielo classico, tutto di sobrietà e misura stilistica. E quel suono tenue, che sembra venire da lontananze remote, cesellato con mezzi tecnici di invenzione originale e piegato a iridescenze timbriche che non sembrano di questa terra. A Firenze, terza tappa, Segovia Tenne il suo recital sabato 9 novembre con identico programma presso il teatro della Pergola, che già molte volte aveva ospitato i suoi passi. Accorrete numerosi, leggiamo su un quotidiano dell'epoca, ma fate piano perché le sei corde della chitarra di Segovia regalano suono delicato e discreto, come tutte le cose preziose. L'organizzazione del concerto al Conservatorio di Milano richiese la presenza delle forze dell'ordine per consentire l'ingresso nella sala. Molti furono coloro che non riuscirono ad entrare, e non appena Segovia si fece vedere sul palcoscenico uno scrosciante applauso riempì la sala. I presenti si resero forse conto che si trattava di un evento di immensa importanza nella storia della chitarra. Così come avvenne il 16 novembre a Venezia, dove fu necessario allestire una seconda sala adiacente a quella prevista per il concerto per accogliere tutti i convenuti, sarebbe stato l'ultimo recital del maestro in terra italiana, l'ultimo dei circa 200 concerti che dal 1926 al 1985 Costituiscono un capitolo rappresentativo di ciò che Andrè Segovia fu per la chitarra e per la musica.